Mostra in mostra l'arte alla TV, torna questa volta, questa settimana in diretta con Alberto Mojoli. Alberto, ci sei? Ci sono, buonasera a tutti, ciao Fabiana. Buonasera, bentornato. Allora, non è che tu ci sia mancato particolarmente perché non ci fai mai mancare la tua presenza. La scorsa settimana comunque abbiamo potuto seguirti grazie al filmato che ci hai preparato. Però è più bello averti di persona, anche perché oggi abbiamo un avvenimento importante da festeggiare, le 50 puntate di Mostra in Mostra, l'arte alla TV. Fantastico, non mi passa veloce il tempo, hai visto? Veramente, io non ci avevo fatto mente locale, invece sei stato tu che me lo hai ricordato e ti ringrazio moltissimo. Credo che sia un bel traguardo comunque, no? Anche le 50 puntate. Sì, sicuramente, anche perché abbiamo, oggi guardavo proprio la scaletta, siamo riusciti davvero a spaziare in tutti gli stili, in tutte le regioni d'Italia, non abbiamo saltato nessuno, direi Bene, che bene, bene, bene. abbiamo. Senti, che ti volevo dire? Tu venerdì scorso non eri con noi perché hai dovuto, insomma, è stato credo un onore anche per te andare a Milano a ricevere una nomina che credo farebbe piacere a chiunque, cioè la nomina di ambasciatore dei diritti per i diritti umani che ti è stata conferita dall'Associazione per i diritti umani e la tolleranza ONLUS. E allora? Allora, fantastico, è un titolo onorifico che mi fa molto piacere, è stata grazie alla segnalazione di amici con i quali collaboro, soprattutto su Milano, ma anche un po' in giro in tutta Italia, anzi, approfitto di questo tuo palcoscenico per ringraziarli pubblicamente, a partire dalla presidentessa Fiorella Cerchiara, ma anche la stessa baronessa Maria Lucia Soares, Barbara Ferrari e molti altri che mi sono sempre vicini quando facciamo anche qualche cosa di professionale, ma con una finalità proprio solidale, quindi. Ecco, questo è importante. Sì, allora non è mai bello chiedere ad una persona, ma tu cos'è che fai in realtà di solidale per meritarti un titolo di questo genere? Però ecco, ricordiamo che tu organizzi mostre, organizzi eventi comunque con uno sfondo culturale, i cui proventi tante volte poi in qualche modo vanno a fin di bene e per questo ti sei meritato questa nomina di ambasciatore per i diritti umani. Congratulazioni, Alberto. Grazie, grazie davvero di cuore. So che sei un po' schivo e quindi non vedi l'ora che io cambi argomento, vero? Ma Senti. no, ma sai perché? Perché la solidarietà in teoria dovrebbe essere invisibile, anonima, Certo, certo. non c'è un motivo per cui uno la vuol fare. Certamente, è ovvio, anzi Tutto qua. non andrebbe mai strombazzata come invece purtroppo vediamo che succede. Però nel tuo caso mi sembrava il minimo far sapere che qualcuno si è accorto del lavoro che fai e che ha voluto darti questo piccolo riconoscimento, piccolo grande riconoscimento. Ti Ogni ringrazio immensamente. tanto anche ricevere semplicemente una pacca sulla spalla e un bravo, È ben vero. fatto fa piacere, no? Verissimo. Ecco, tante volte ci accontentiamo anche di quella. Senti Vero, vero. Alberto, invece Sì. adesso venendo all'argomento sovrano della nostra rubrica di Mostre in Mostra, che cosa ci proponi oggi? E ti invito a dare tu il via alla regia per far partire il filmato quando sarà il momento, va Sì, bene? allora faccio una piccola premessa. Sì. Per la 50ª puntata oggi andiamo a Torino, Sì. andiamo nella bellissima Torino e precisamente andiamo a Palazzo Chiablese, che è praticamente in centro, Piazza San Giovanni, un posto stupendo, un edificio di grande pregio storico-architettonico. Sai Fabiana, è proprio in linea con quello che stavi dicendo prima, noi utilizziamo l'arte e comunque anche questa trasmissione un po' come pretesto per parlare di solidarietà, ma anche in questo caso di bellezze. Del nostro paese, quindi ecco il filmato che parte, è un edificio questo che è da visitare come la stessa Torino, prima ancora della mostra, perché è un edificio sicuramente storico, inserito nel patrimonio universale dell'UNESCO come residenza sabauda, quindi un luogo incredibile dove, e tra l'altro c'è stato anche per diversi, negli anni 80 era Museo Nazionale del Cinema, ho visto. Sì. E oggi ci troviamo qualcosa come 70 opere, veri e propri capolavori che arrivano dalla Tate Gallery of London. Sono un frutto di un autorevole tour mondiale di capolavori che dobbiamo definire pre-raffaelliti, che è proprio il titolo della mostra. Sì. Dunque, innanzitutto a beneficio di tutti, perché noi usiamo l'arte e cerchiamo di portarla davvero a beneficio di tutti, senza metterla giù dura, insomma, senza fare. Ecco, io vorrei specificare brevemente. Perché pre-Raffaelliti? Perché non siamo ai tempi di Raffaello Sanzio,
che viene molto prima, Mm-hmm. qui siamo in epoca vittoriana, quindi in Inghilterra, non siamo in epoca, però c'è questo riferimento a Raffaello Sanze, ossia i preraffaelliti fanno riferimento proprio al significato antecedente a Raffaello Sanze, che secondo loro era colpevole d'avere, uso le loro parole proprio, inquinato l'arte, esaltando l'idealizzazione della natura e il sacrificio della realtà in nome della bellezza. In definitiva, i preraffaelliti volevano l'abolizione dell'arte accademica, riportando in vita un po' quella che era l'arte del passato, quindi i costumi dell'epoca precedente. Ok. Come dicevo, siamo in epoca vittoriana, dunque indicativamente siamo dalla seconda metà dell'Ottocento e siamo in Inghilterra. Siamo perfettamente in linea con le puntate precedenti, tra l'altro, perché noi abbiamo parlato, se ti ricordi, di Klimt e Sì? del Liberty precedentemente. E i preraffaelliti, questo movimento anglosassone, è uno dei tre movimenti più, che hanno fatto più loro la poetica simbolica. Infatti, in queste opere troviamo un simbolismo veramente molto accentuato, in quella che poi era chiamata la confraternita dei preraffaelliti. Una storia molto affascinante, tra l'altro, quella di questa confraternita, perché ha trovato moltissime persone che gli erano contro, ma moltissimi appartenenti al mondo della cultura più alta, faccio un nome su tutti, Charles Dickens, Sì. si scagliò violentemente, dialetticamente ovviamente, intellettualmente contro questo movimento. Movimento che annovera, tra l'altro, e vediamo passare tra i suoi più importanti pittori, artisti, personaggi come William Hunt o Edward Barnard Jones. Mi soffermo sull'opera che abbiamo visto passare per prima, che è quella di John Everett Millais, che è bellissima, che è di quella ragazza sdraiata. Quella ragazza è Ofelia, quindi il riferimento a Shakespeare, e Ofelia è caduta nel fiume mentre raccoglieva questi fiumi, è sdraiata e nonostante ciò, guardando attentamente l'opera, si vede che sta proseguendo a cantare. In realtà l'opera contiene dei simboli molto accentuati, che però potete vedere più che in televisione proprio visitando la mostra, che riportano proprio al simbolo della morte e del dolore attraverso un certo tipo di fiori. Pensa un'opera, tra l'altro questa, che verrà all'incirca adesso stimata sui 60 milioni di sterline, Però, tanto per intenderci. caspita. Ecco, quindi, allora, preraffaelliti, in chiusura, dunque una mostra bellissima, correte a vederla sicuramente, è solo fino al 13 di luglio 2014, nel Polo Reale, quindi ho detto prima, Palazzo Chiablese, che è bellissimo. È una grande collezione della Tate Gallery of London curata da Alison Smith. Mi piace anche ricordare che la voce che accompagna il visitatore attraverso l'auricolare Sì? è una dei più autorevoli critici italiani, una delle persone che stimo tra l'altro più di tutti in questo senso, ed è di Luca Beatrice, e lui vi accompagnerà all'interno di questa mostra perché la guida è compresa comunque nel biglietto del prezzo, nel prezzo del biglietto, Benissimo, pardon. bello, bene, bene, bene. Ecco, Bene. ti segnalo anche il catalogo, hanno un catalogo che io ho visto, è straordinario, edito da 24 ore cultura, ma come sempre curato davvero in modo eccellente. Quello per gli appassionati veri, insomma, il Sì, catalogo bravi. poi. Senti Alberto, io ti ringrazio moltissimo, ti auguro un buon weekend lungo e ti do appuntamento a venerdì prossimo per la 51esima puntata di Mostra in Mostra. Alla Con vero piacere e onore, Fabiana. Grazie ancora. prossima, ciao ad Buon fine Alberto. settimana, ciao. Congratulazioni ancora, caro. Alberto Moioli, direttore editoriale dell'Enciclopedia d'Arte Italiana, curatore di mostre d'arte e iniziative e adesso anche ambasciatore dei diritti umani. Ora ho un brano per voi che è stato